Ragazzi, ciao a tutti, come state? Spero bene. Oggi sono nella mia piccola cucina e ho preso spunto per questa ricetta, che poi è una cosa molto semplice, da questo libro Beyond Body personalizzato, e poi dopo vi farò vedere bene, ma che appunto si occupa di cucina semplice, leggera e salutare. Per il benessere del nostro corpo, per la nostra salute, contro lo stress. Assolutamente non è una cucina che fa perdere peso, ma è una cucina che è importante per la nostra forma fisica, mentale e soprattutto anche va molto bene per noi, per me, per Andre, per il lavoro che facciamo, perché è una cucina comunque veloce, si può fare in modo semplice, ma allo stesso tempo è gustosa. Ve la faccio assaggiare? Quindi che piatto stai preparando? Allora, il piatto che sto preparando è, ho preso spunto dal libro come ricetta, perché comunque ho visto che ci sono varie ricette col petto di pollo che a noi piace, avocado, uovo, lime, riso integrale, quindi è molto semplice. Ho condito il petto di pollo con un goccettino d'olio, pochissimo pepe, pochissimo, e poi metto, taglio l'avocado, le uova sode, e ci metto il lime, perché comunque il lime è un prodotto che mi piace tantissimo usare, e il riso integrale, perché il riso integrale rimane comunque sempre molto al dente e poi fa bene, è ricco di fibra, quindi comunque sono preparata, Vabbè, no, comunque io ho preso spunto veramente da questo libro, ma ci piace a noi mangiare così, è una cosa che comunque facciamo spesso. Ve lo voglio far vedere perché è fighissimo, a parte che è personalizzato, e vedi, Veronica Peparini, anche dietro c'è una dedica. Dentro ci sono sia delle istruzioni per gli esercizi fisici, che comunque a secondo del vostro peso, del vostro fisico, e ti dà anche tutto un piano di prima settimana, seconda settimana, degli esercizi da seguire. E poi la cosa fighissima è che arrivi a un certo punto che c'è tutta la parte cucina e quindi ricette, ma ce le hai dalla colazione, il pranzo, la merenda, la cena, e ti dice tutto. Guarda che figo, puoi prendere un sacco di spunto, poi magari non devi farle per forza così. Ti dice anche il tempo che ci metti a preparare ogni piatto. Ah, figo! E poi c'è un sacco di variazione, vedi, tanta frutta, comunque tutto molto salutare. Però se mangia, ecco, non è che non mangi. Perché la cosa fondamentale, secondo me, è quella di non fare delle diete drastiche che ti fanno perdere peso. Intanto butto il riso, così lo preparo, sennò poi Andreas, chi se lo sente se non mangia, e perde il baffoli di testa, sapete, ma lui e il cibo sono tutt'uno. Per lui viene, quando fa le classifiche delle cose più importanti nella sua vita, al primo posto c'è il cibo, prima di ogni cosa, quindi penso te. Cioè, no, che è fondamentale, importante, però ecco, io non so tra le prime, ecco. Allora, che dicevo, è fondamentale mangiare bene, ma non mangiare, capito? La cosa fondamentale per me è che poi ho sempre fatto, ho sempre cercato di seguire una dieta corretta che mi permettesse di mangiare un po' tutto, le cose insomma un po' più sane, però mangiare, non fare diete che poi ti portano a star male. Cioè, anche perché poi se fai sport, attività fisica, devi mangiare, non puoi non mangiare perché saresti malissimo. Quindi nel frattempo io, che aspetto che si cuocia un po' il riso, mi taglio l'uovo e l'avocado, vado a tagliarlo così, uno mi è caduto, beh non è che sono a cuoca, mi piace, ma questo avocado, l'avocado devi trovarlo giusto, perché a volte o è troppo duro o è troppo maturo, oramai è un po' imparato, vado là, sento da fuori i guanti, perché se no al supermercato ti ammazzano. Questa è una via di mezzo, questo avocado. A volte faccio pure la salsetta con l'avocado, lo schiaccio. Il guacamole, bravo. Lo schiaccio e poi ci metto un po' d'olio, sempre il lime, non tanto aglio, perché a noi non ci piace mangiare tanto con l'aglio, quelle cose lì. Tagliamo pure l'uovo, sai che faccio pure l'uovo? Lo taglio qua. Tutto contornato dai colori, perché a me mi piace avere tanto di colori giallo. Una primavera in casa. Sì, proprio. In casa, perché fuori fa un freddo boia a questo periodo. Dicevo che non sopporto il freddo, sono stufata, siamo arrivati alla primavera. Vero? Sì. Hai ragione. E tagliamo anche l'uovo, che poi andremo a mettere nel piatto
al riso fatto. Adesso accendo pure la padella col pezzo di pollo. Non guardate sta teglia, ma fa bruciata, sempre perché non sono cuoca. No, vabbè, ci ho messo tanto olio. Sicuramente nel libro Biambati l'olio è sempre un pochino meno. Prendo due piatti. E due. E dopo ti faccio il piatto. Adesso il petto di pollo, non faccio bene bene questa. L'olio un pochino, leviamo un po' d'olio. Allora, il petto di pollo posso anche iniziare a metterlo. Io l'avevo leggermente condito prima. E quindi parecchio olio l'ho tolto, l'ho lasciato un pochino qui sul pezzo di pollo. Mani pulite, super lavate. Vabbè, perché sono fatto tante cose. Oh, quasi quasi, eccolo. Tutto fresh, lavato, tonestato. Come stai? Se l'aspettava. Noi stiamo facendo il video del piatto preferito. Ne vuoi tanto di pollo? Vediamo questo tanto pollo. Speriamo che si mangia bene. Dall'odorino. Ma quando mai ha mangiato male? Ma quando mai ha mangiato male? Adesso a parte faccio una cosa che forse. Com'è? Pronto? No, no. No. Ah, tipo proprio sago scorrito. Tipo piadine, cose. Eccoli, sago. Se poi tutto questo lo fate pure con il sago, come dice qua, viene proprio un piatto buono, ma allo stesso tempo salutare con te. Poi la cosa figa che mi piace è che veramente tu, volendo, segui, ma puoi anche mischiarti le cose, capito? Mm-hmm. E ci sono tantissimi ingredienti, tantissimissimi. Pomodorini, fragole. Prepararne uno anche tu, Andre. La parodi. La parodi, la pepa, col lei pesce. Fa, lei fa la parodi. Ah. Io che. La parodi. Ma io sto parlando. Come? Lei fa la parodi. Dipendenza parodi. Le dove. Parodia. Ma sai perché fa così, ragazzi? Perché lui sta guardando LOL. Tutti stiamo guardando LOL perché è fighissimo. E lui ha detto, siccome lui ogni giorno si sveglia che vuole fare una cosa nuova quando è fomentato, bella, ha detto che adesso. Cosa, no, significa che no. Voglio vivere la sì. Vita. Certo, ovviamente vuole viverla come tutti, però lui è uno di quelli che proprio si fomenta e fa bene. Adesso vuole fare LOL, quindi per quello fa le battute. Ben veduto però, facciamo eh? Facciamo un appello allora! Voglio nomi. Fare LOL, fammi dire. Il compiacimento. Fallillo. È giusto! E c'è cuccioletti lei! E c'è Muso che rompe le fa. Muso non è. Muso, lasciala stare! Muso non è mai abbastanza. Muso non la vedrai mai più, te lo dico. mi apri un pochino che esce un po' di. Ci siamo dai, quasi. Lui, dai, sto io, sto lì. Ma te ne vuoi di queste, Lil? Lil, lol, quante ne vuoi? E Andrea è il carnivoro, ragazzi. Se mangia pure a me, e gli piace proprio mangiare. Ma questo mi sa che è uno dei suoi piatti preferiti. Questo? Questo sì, gli piace tanto. Però a lui quello che gli piace mangiare tanto è la bistecca, quella roba là, la carne brutta. È felice che mangia. Sì. No, però c'è un'idea. Abbiamo iniziato già sulla Play 5. Resident Evil. Bellissimo. E lei stava vicino a me. E ha saltato tantissimo. No, dobbiamo fare un video mentre giochiamo a Resident Evil. Assolutamente sì. No, a me mi fa paurissima. Però giuro, anche io a un certo punto era cioè, sera. Ansia, Era sera, eravamo io e lei. Con le cose improvvise. Io gli ho detto, sto sudando, andiamo di là, andiamo a vedere tipo un'altra roba che fa. Cioè, guarda che stavo prendendo malissimo, perché poi io dopo che ho giocato devo portare giù i cani. Bellissimo, vale. Sì, con Veronica, anche io sono come Veronica, paurissima, quindi con Vero che guarda e urla. Infatti, lo ieri facciamo. Ieri quanto ci ho giocato di giorno. Ah, ok, con quindi. Il telefono con un po' di musica, capito? Quindi, cosa dire? Adesso me ne preparo uno per me. Volevo ricordare che tutto quanto è stato realizzato, questo video, in collaborazione con Biambody.
Se volete anche voi questo libro, vi lascio il link, voi potete cliccare e potrete averlo con uno sconto del 30% con il codice sconto Veronica30. Yes! Ciao! Andate a vedere Andre che mangia, va? Faccio vedere Andre che mangia. Bello, eh? Si sgretola. Ah, è buono, dai, devi dire il voto. Da 1 a 10. Non è buono. 9. Sì, vabbè, dai, 9, 9. Onesto, onesto. Onesto. Era 10, sì. Lo facevo io. Davvero? Yeah. Mm. Siamo tornati. Yeah. The Coolers. Siamo tornati. Yeah. Senti questa nostra. Oddio Andre. Pepulers. Pepulers. Pepulers.